Sindaco, nei giorni scorsi avete contestato la decisione della prefettura di trasferire 40 migranti, 40 profughi dal centro di prima accoglienza Le Tagliate in due strutture sul territorio comunale. Perché avete contestato questa decisione? Il Comune di Lucca ha seguito un modello nell'accoglienza dei profughi, un modello che prevede piccole comunità e oltretutto le comunità inserite nei vari luoghi, soggette a progetti di accoglienza che abbiano rilevanza sociale. Questo è il modello che abbiamo seguito. Non siamo in linea con quanto deciso la Prefettura perché mette in crisi semplicemente questo modello, perché concentrare 40 migranti in un luogo, in una frazione del comune, desta delle preoccupazioni peraltro ingiustificate che rischiano di porre in serio pericolo il modello che abbiamo seguito fino ad oggi. Quindi dalle sue parole si capisce bene che il Comune di Lucca ha intenzione, come ha fatto negli ultimi anni, di continuare con la politica dell'accoglienza. È stato uno dei comuni della provincia, anche perché chiaramente è il capoluogo fra i più accoglienti. Il Comune di Lucca è il comune più accogliente e il fatto rilevante è che il nostro modello non ha avuto fino a questo momento alcuna contestazione. Avete bacchettato gli altri comuni della provincia di Lucca, non tutti, perché alcuni accolgono i migranti, altri invece addirittura dicono no assolutamente. Il fatto che ci si scagli contro i migranti e il fatto che non si tenga conto che ci sono dei bambini tra i migranti, ci sono delle persone in ogni caso tra i migranti, sono persone queste, ecco un paese che si scandalizza per qualunque attentato a qualunque forma di vita che sia messa in discussione, mi riferisco al mondo animale, d'accordo? Che non si abbia consapevolezza che siamo di fronte a delle persone, questo è gravissimo. Ed è gravissimo che ci siano dei comuni che rifiutano l'accoglienza e io mi appello a chi di competenza perché ogni comune sia obbligato a fare quello che stiamo facendo e non si deve indulgere con delle forme orribili da questo punto di vista di populismo per cui si cavalcano battaglie indecorose come queste.